Piazza Verdi è purtroppo già un ricordo. L'Istituto Musicale Braga di Teramo è qui che ha trovato posto, al piano terra del plesso che ospita su a Costa Sant'Agostino la Facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione. Le aule dalla 20 alla 23 sono quelle recuperate da Luciano D'Amico, che di fatto in qualità di rettore ospita se stesso e i ragazzi del Braga di cui è presidente. Abbiamo voluto fare un giro tra le aule dove la musica regna sovrana, un giro di perlustrazione per vedere come professori e allievi dello storico istituto musicale si siano sistemati e sicuramente, è il caso di dirlo, arrangiati. Le aule, almeno quelle per le lezioni di pianoforte, non hanno subito particolari stravolgimenti. Banchi e lavagne, infatti, sono rimasti lì al loro posto. Idem nel caso dell'aula in cui si svolgono le lezioni di canto. Una cosa è certa, le aule recuperate presso l'Università di Teramo, inutile a dirlo, non hanno nulla della suggestività dei corridoi, del chiostro e delle stanze abbandonate in Piazza Verdi. Ma tant'è, quella sede in centro storico è stata dichiarata non più idonea all'uso dal responsabile per la sicurezza. E così il presidente, rettore ed amico, dopo un confronto col sindaco di Teramo Maurizio Brucchi in qualità di proprietario dello storico immobile, ha optato per il trasloco sotto Pasqua. Tutto il Braga adesso è ospite dell'università e nessuno può dire per quanto tempo dovrà rimanere qui. Il comune deve recuperare oltre 2 milioni di euro per mettere in sicurezza il palazzo in Piazza Verdi, soldi che in cassa non ci sono, ma questo, come dire, è tutta un'altra musica.